Ciao a tutti ragazzi, sono Adri, bentornati con le nostre live reaction. Ero mancato per Spezia e Juve, lo so che soprattutto con lo Spezia, per alcuni ci sarei dovuto essere. Eravate pronti per la reaction, infatti un po' spartita, almeno vi ho accontentato un pochino. Oggi non potevo mancare ragazzi, e giuro che da oggi a fine campionato, lavoro permettendo, cercherò veramente di mancare il meno possibile, perché alla fine so che a qualcuno di voi sto anche simpatico, quindi volentieri. Manca poco all'inizio della partita signori, oggi è dura. Da milanista vi dico che sarebbe più pesante una vittoria dell'Inter rispetto a una vittoria del Milan, anche se comunque entrambe potrebbero, anzi saranno decisive. Pareggio che non serve a nessuno dei due, forse il pareggio serve un po' più all'Inter che al Milan. E oggi ragazzi, vada come vada, orgogliosi dei nostri colori, anche se sono accusato di pessimismo da alcuni tifosi, soprattutto da mia parte, è pessimista, e quindi là, sono realista più che altro a volte. Oggi mancano Tomori, manca Kier, vabbè, quello si sa, manca Ibra, manca Rebic che è più rotto che altro. Abbiamo l'obbligo di farcela oggi ragazzi. L'Inter viene da un periodo, permettetemi di dire, un pochino culoso, perché hanno vinto tipo 4 partite tutte al 90esimo, quindi vuol dire che magari non stanno esprimendo il miglior gioco, e quindi questo potrebbe essere qualcosa che va sfruttato a nostro favore. E del resto niente, io taglierei tutto ciò che viene da qua all'inizio della partita. Eccolo Pierluigi Pardo. Ci porti sfiga Pierluigi, ci porti sfiga, frate, ci porti sfiga. In modo della serie A c'è Giroud, c'è Bennacer, quindi Bennacer Tonali che si trequartista. Tra l'altro ci sono anche la stufetta, ma fa un caldo della madonna qua dentro. Devo mollare una pisciata veramente supersonica e dovrò aspettare l'intervallo per farlo. C'è Ale Romagnoli in coppia con Power Condom, Pier Calulu, PK, Power Condom. Alla fine mancano Rebic, Brekier, proprio se scremiamo la cosa. Abbiamo vinto con la squadra messa assai peggio di questa, a dire la verità. Allora, l'Inter, beh, è il solito, c'è Lautaro Martinez e Zacco davanti, c'è Dumfries sulla destra invece di Darmian. Non gliene manca neanche uno, c'è incredibile, ragazzi. Magnan, Calabria, Calulu, Romagnoli, Hernandez, Tonali, Bennacer, Selemakers, Kessié, Leao, Giroud. Panchina c'è Castillejo, c'è Diaz, c'è Lazetic, c'è Tomori, c'è Florenzi, c'è Messias, c'è Krunic, c'è Bakayoko. Pioli lo vedo abbastanza tranquillo, così come il turco con le orecchie montate al contrario. Stessa situazione, stessa partita, più o meno. Tarabaralla, stessa situazione di classifica di un anno fa. L'abbiamo fallita una volta, vediamo di non fare la stessa minchiata. Dai ragazzi, cheat. Fallo però su Hernandez, Jacko. Dai Leo. C'è Teo. Ti innamori troppo della palla! Che si è fatto un fallo, lo stesso fallo che ha fatto Dzeko, gliel'ha fischiato. Io non ho parole. Mi devo abituare a che si è pelato, tra parentesi. Dai, non abbiamo perso con Tatarusano in porta. Quindi, stai capendo quello che ti sto chiedendo, dai. Tensione! Va Sandrino dalla bandia. Male! Andanovic. No, Teo per Leao, porca puttana però! Hai rimesso la parola rovinata! Non c'era nessun giocatore dell'Inter, erano tutti al centro! Tutti al centro erano! Comunque, la lotta sulla nostra fascia destra. Da Perisic, Selemakers e Calabria, ragazzi. Capisco perché il gioco sia da tutt'altra parte adesso. No, cross Dumfries! La banderina alzata sta minchia! Ma si dorme qui! Fuori gioco netto? E sul primo palo, Magnan! Sul primo palo! Te lo annullano, va bene, ma non va bene! Ma qui si dorme! Come cazzo fa Hernandez a farsi mangiare in testa da Dumfries? No, Brozovic no! Mamma mia che ha preso Magnan! Su deviazione cosa ha preso Magnan? Si era buttato da tutt'altra parte, raga! Te l'ho deviato da Calulu! E ora merita Magnan di restituire all'Inter quello che ci ha fatto Andanovic l'anno scorso. 3 parate decisive. Capisco perché giocano sulla fascia nostra destra, perché non stanno a capire un cazzo i nostri, non ci stanno a capire un cazzo sulla parte destra. Comunque ragazzi, io ve lo dico,
a mio parere la conclusione di Brozovic poteva anche potenzialmente finire in porta, eh? Giroud, porca puttana però! I giocatori pagati un cazzo! I parametri zero! Romagnoli, giallo per... Ha toccato palla! No, non ha toccato palla. Giroud! C'è De Bruyne con la palla! Giroud camminando! Romagnoli... Vanella, fuori di nulla, ragazzi, che difesa, che difesa di merda, ma piuttosto fate entrare Tomori rotto, ma un duello aereo, me lo vinci, un duello aereo, non chiedo tanto, un duello aereo, 40 metri di passaggio, gol di Dumfries, Magnon. A botta sicura Dumfries. Palla per Perisic. Oh, Perisic con Calabria. Calabria, nonostante la stagione che sta facendo, ci sta capendo un cazzo sta partita Calabria. Nasser bastoni, va il cross, Perisic, Magna di testa. No, quel pugno, quel cazzo era. Allora, se riusciamo ad andare all'intervallo sullo 0-0, magari qualcosa di positivo e propositivo possiamo farlo nel secondo tempo. Si è anche fottuta la facecam nel mentre gol, ovviamente. Rischi e la prendi nel culo. Nuova inquadratura. Lo sapevo, ragazzi. Raga, hanno battuto 3 calci d'angolo, sempre lo stesso schema, sempre sul secondo palo vanno. E tutti fermi, fottutamente fermi. 3 derby che andiamo in svantaggio, ragazzi. Brozovic contropiede 2-0. Trasformare l'azione. Prova ad andare verticalmente. Gran palla di Brozovic. Megnar, ragazzi. Mamma, che cazzo ha fatto? Prova a coordinarsi. Gira nuovamente verso Lautaro. Lautaro, tunnel. Dzeko, Magnan. Sì, primo tempo. Che schifo. Inizia il secondo tempo, entrerà Messias. Entrerà Junior Messias. Pensate voi a cosa ci stiamo aggrappando? A cosa ci stiamo aggrappando? Dai, forza, dai. Ma sinceramente, ragazzi, non, per quello che sto vedendo, non mi metto neanche più di tanto a commentare la partita, sinceramente. Qua c'è un fallo netto di De Vrij che non viene fischiato, ragazzi. Messias dentro, ma no, vaffanculo! Leao, Calabria e... si capiscono. Cioè, pare sia la prima volta che giochino insieme, sti qua. Pare sia la prima volta che giochino insieme. Tonali! Se non di molto, vediamo se calcia un angolo. Lautaro per Dumfries, fine. Questo è il gol del 2-0. Occhio a Barella che si propone, c'è anche questo è il gol del 2-0. Magna Fernandez, che lancio di merda. Tonali, ma porca puttana, ma non c'è movimento, non c'è un cazzo sta squadra, non c'è un cazzo. Ora Dumfries lo ammonisci. Sei tenuto il pallone, lo ammonisci. E fallo anche di mano. Cioè, ci rendiamo conto, non l'ha ammonito. Facciamo il gol del pareggio e andiamo a casa così, per favore, guardate. Mamma mia, Bennacer, grande giocatore. Sempre martire tra gli infortuni, sottovalutato. È uno che non fa casino, che non rompe coglioni. Leao, perché vai a servire Giroud? Che non tiene un pallone, perché lo vai a servire Giroud? Perché lo vai a servire che non tiene un cazzo di pallone quello lì? È buono solo se gliela metti sulla capoccia in area. Non è buono a fa un cazzo. Entra Brahim Diaz, perché sì, giochiamo in 10 adesso. Stiamo giocando meglio, mettiamola sotto questo punto di vista. Allora, si stanno difendendo. Altro fallo non fischiato. Altro fallo di Dzeko non fischiato. Brahim Diaz, c'è Leao, gliela dai, ora gliela dai. Ma non a uno all'ora, non a uno all'ora. In profondità, in profondità. Gliela devi dare in profondità. Gliela devi dare in profondità. Non a così alla cazzo di cane. Gliel'ha appoggiata quella merda. Hai avuto 10 metri per dargliela. 10 metri, 10 cazzo di metri. Gliel'hai data quando c'avevi l'uomo dietro e l'uomo davanti lui.
ma quando la smettiamo di dare dei soldi ai giocatori così? Fallo di Sanchez. Non c'è. Contropiede, lo spinge, fallo, non lo ammonisce. Comunque è clamoroso, ragazzi, eh. È clamoroso che l'unico tiro in porta che abbiamo fatto è da 40 metri. Ancora ha ragione lui. Poi però Giroud. Grande Giroud. Tonali, c'è solo la difesa. Tonali. Riapre. Brahim Diaz. Sul destro Brahim Diaz. Brahim Diaz. Sì! Vincente di Giroud. Giroud! Dopo averlo insultato mezz'ora e se non di più. Oliviero, forse. Gioia intanto per il Milan. Forse. Intanto non c'è fallo perché prende la palla. Ok, è regolare. Giroud. Non facciamo i coglioni adesso, piuttosto il pareggio. Comunque complimenti alla partita di Brozovic, veramente. Perché Krunic per Bennacer? Perché hai costruito un castello di carte? Fernandez riceve. Basta stanno dire che ti va giù. Ancora Bennacer. Brahim Diaz. Calabria. Calabria. Spalla verticale. Giroud. Oliviero! Ha preso per mano la squadra prima vincendo il petrolio. Oliviero! Oliviero! Ma chi cazzo ci avrebbe creduto? Chi non salta nero azzurro, Chi non salta nero azzurro, Chi non salta nero azzurro, Difendere! Difendere. 10 minuti. Ho rotto il condensatore tra un po' di questo microfono. 10 minuti, ragazzi. Oh, Fernandez. Giallo per Skriniar. Sanchez, Dumfries. Non c'è fallo. Ma che cazzo. Al massimo la pareggiano. Almeno non la perdiamo, dai. Mettiamola sotto questo punto di vista. Fallo su Hernandez. Fallo, dai. Finalmente fischia quelli importanti. 5 di recupero, porca puttana. Ma come c'è fallo? No, beh, sì, in effetti l'ha toccato Giroud. Però c'aveva due addosso. Cosa vai a fare? Grande difesa col taglia fuori. Grande Magnan. Grande Teo da dietro. Rosso, va bene. Rosso per Ternan. Va bene, salta la Sampdoria, va bene. Manca Andanovic in area. No, prendiamo gol da Andanovic, ragazzi. Palla dentro. Andanovic. Poi pallone messo fuori. Palla fuori, Vidal. Colpetto, no, pallone. Finisce qui! I nerazzurri di merda a casa! Gli inferiori, i nati male, i nati da noi, a casa, i prescritti, a casa! Like e condividete! Dai!